Alleluia, lode e gloria al Signore sempre, eternamente. Bello oggi, la liturgia ti ricorda l'episodio di quando Maria, ingravidata dallo Spirito Santo, va dalla cugina Elisabetta. E la cosa proprio che è straordinaria è che il bimbo Giovanni Battista, che era dentro il ventre di sua madre, sussulta, riesce a percepire la presenza di Gesù dentro Maria. Cioè, è un qualcosa di straordinario, di bellissimo. E io sto pensando, davvero, se quando la gente mi vede, se quando la gente ci vede, fa lo stesso, oppure quando ci vede si gira dall'altra parte e comincia a fare imprecazioni perché la nostra presenza non dà quel sussulto di gioia, non dà quel sussulto di pace, non dà quel sussulto di speranza. Ed è bellissimo oggi, proprio in questo tempo di avvento, decidere di lasciarci ancora ingravidare dallo Spirito Santo, fino a esserne come Maria colmi Zecchila, piena zeppa di Spirito Santo. Cioè non ci sarebbe stato altro spazio da dare ad altri spiriti. Ed è bello che la nostra vita sia proprio una testimonianza piena, cioè piena proprio nel senso colma della realtà di Cristo in ognuno di noi. E oggi è proprio un giorno, secondo me, di grande gioia. Cioè, ricevere questo messaggio, vederlo, viverlo ed esserlo, credo che sia davvero un annuncio straordinario che noi possiamo fare, innanzitutto a noi stessi, ma poi anche a tutte le persone che incontriamo, cioè che possano davvero sussultare della gioia di cui siamo portatori, che appartiene a Lui, al nostro Signore Gesù Cristo. E oggi proprio tiriamo proprio questo fiato rispondendo alla sua chiamata, rispondendo a questa voce che ancora ci chiama nella prima lettura, nel cantico, vieni amica mia bella, vieni, vieni. E cioè il nostro lasciarci fare in realtà è sempre una risposta d'amore, non una risposta d'amore, una risposta all'amore. Ovviamente con amore, avendo riconosciuto l'amore suo, avendolo vissuto, avendolo testato, avendolo proprio sperimentato, fatto nostro, è bellissimo. E oggi davvero che sia una giornata straordinaria, anche se all'esterno è un po' cupa, è un po' grigia, ma che sia davvero una giornata straordinaria di accoglienza. Di questa grazia che è per noi, che è per noi, è per ognuno di noi e che nessuno si senta escluso, che nessuno non si sente il destinatario. Davvero questa grazia è per ognuno di noi e per questo possiamo solo ringraziare, lodare, benedire e dire al Signore che veramente la nostra vita diventa gratitudine e si muove nella gratitudine, cioè non fa più le cose perché le deve fare, ma le fa perché è un modo di dire grazie, è un modo davvero di dire che siamo felici di aver ricevuto ciò che abbiamo ricevuto e quindi non possiamo fare altro che lodare e benedire e ringraziare davvero con tutto il cuore, con tutto il corpo, con tutta l'anima questo nostro Signore straordinario e meraviglioso, questo Papà del Cielo che ha un'accuratezza incredibile nel pensarci, nel progettare cose grandi e belle per noi e in questo Spirito Santo che ci permette di realizzarle nel nome potente di Gesù. Lode e gloria a te, lode e gloria a te, benedetto tu sei sempre.